Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Siamo entrati nella settimana che porterà i biancocelesti in campo al Comunale sabato alle 17:30, sfida interna con la Recanatese. La gara d'andata venne vinta 2-1 dai biancocelesti a Recanati grazie alle reti di Meazzi e Zamparo. Una partita importante, 180 minuti al termine della regular season, una partita per la quale domani mattina alle ore 10 scatterà ufficialmente la prevendita. Nella puntata di domani poi vi daremo tutte le informazioni e i prezzi dei vari settori. Nel frattempo, questo pomeriggio la squadra si è allenata al Comunale per preparare la partita. Lo ha fatto anche ieri, giornata di Pasquetta, con la visita anche del presidente Antonio Gozzi per parlare con la squadra alla ripresa degli allenamenti. È stato un fine settimana ricco di appuntamenti per il settore giovanile, in particolare positivo per tre ragazzi della nostra Under 17. Parliamo di Tiana, Busicchia e Cocconi, tre ragazzi convocati dal CT Arrigoni con la rappresentativa nazionale Under 17. Hanno disputato un torneo nei giorni di Pasqua e Pasquetta, mettendosi luce. In particolare Tiana ha realizzato anche una tripletta nella semifinale con la Juventus. La rappresentativa nazionale di Lega Pro poi si è fermata soltanto in finale, perdendo 1-0 con il Genoa. I tre ragazzi poi oggi sono tornati a Chiavari, dove si alleneranno per tutta la settimana agli ordini di mister Paolo Annoni con la propria Under 17, per preparare meglio questo finale di stagione che vede i biancocelesti in corsa per la vittoria del proprio girone di campionato. Entella Time per tutti gli approfondimenti torna domani puntuale alle ore 19. Thank you.